cosa vuoi fare da grande? Ce lo chiedevano sempre, continuamente. La frase alternata a ce l'hai il fidanzato? Dobbiamo tutti diventare qualcuno. Sembra sia quello il nostro destino. Qualcosa di diverso da quello che siamo adesso. Qualcosa di preciso, ben definito. Come se ad essere soltanto se stessi fossero già capaci tutti. Quando è stato l'atto, il momento esatto in cui abbiamo iniziato a identificarci solo col nostro ruolo? Un meccanico, un dottore, una commessa, un professore, un padre, una madre, un fratello maggiore. Quando è che abbiamo smesso di chiederci come sta? Che abbiamo preso un momento per noi. Eppure siamo vivi, lo sento e lo vedi. Non c'è niente da ridere, babbo. I danni, come le pecore, si contano mangio. Si diventa improvvisamente vecchi. Inquieto vivere, una raccolta di poesie che Andrea Bindi ha dedicato anche al paese di Rigutino. Perché questa scelta? Abbiamo scelto Rigutino, anzi diciamo così, Rigutino ha scelto Inquieto vivere e grazie alla storia del Cricche che è all'interno del libro, narrata qui dentro, questa storia che mi è arrivata addosso diciamo per caso. E è bello pensare che questa storia che mi è arrivata addosso per caso va dentro un libro e questo libro ci riporta a Rigutino, dove la storia è nata. Ecco, è andata così. Andrea Bindi è un vigile del fuoco, ma un poeta insigne dei giorni nostri. Da dove nasce l'amore per la poesia? L'amore per la poesia me lo porto dietro da tanto tempo. Non pensavo che sarebbe sposato con questo lavoro. Invece a quanto pare può venire fuori un bel mix grazie alle esperienze che questo lavoro a volte ci regala e a volte ci costringe a vivere. E nel vivere inquieto il messaggio finale, il bilancio qual è? Ah beh, che la vita vince sempre su tutto.